Oggi andiamo a fare una ricetta buonissima con la salsiccia di Cintasenese. Facciamo gli gnocchetti sardi con il sugo di salsiccia. Partiamo quindi da fare il sugo. Mettiamo dell'olio in una padella. Non tantissimo, perché la salsiccia è abbastanza grassa, quindi non serve tanto olio. Ci vado a mettere uno spicchio di aglio intero, un po' di cipolla tritata abbastanza finemente. Abbasso leggermente la fiamma e comincio a mettere la salsiccia. Così. E la vado a mettere a pezzettini. A questo punto faccio rosolare bene la salsiccia. Facciamo andare tranquillamente, fuoco sempre piuttosto basso. Quando la salsiccia ha rosolato bene, andiamo a mettere un pochino di concentrato di pomodoro. Diciamo circa mezzo cucchiaio. E mettiamo anche un po' di salsa di pomodoro. Cominciamo da un paio di cucchiai, proprio giusto per sciogliere bene il concentrato. E a questo punto vado ad aggiungere ancora un altro po' di pomodoro. Questi sono pomodori pelati, quindi metterò anche del pomodoro che poi andrò a schiacciare direttamente con la paletta qui. E ora lasciamo cuocere per qualche minuto, così a fiamma piuttosto bassa. Ho messo questo specie di spargifiamma, io non lo so mai come si chiama, ma insomma in modo tale che tutti gli schizzetti del pomodoro non vadano via, non riempiono la cucina, quindi ora vado a mettere un po' di sale e si va a mettere la pasta. La pasta, come vi dicevo, sono questi gnocchetti sardi. Hanno una cottura piuttosto lunga, perché ci vogliono quasi 14 minuti, però ne vale la pena perché è veramente una pasta molto molto buona. Giro, così non si attaccano sul fondo, e vado a coprire parzialmente in modo tale che riprenda subito il bollore. Io non ho aggiunto peperoncino, questo è a vostro gusto personale, se lo volete aggiungere o meno. Questo è un tipo di pasta dove io preferisco poi dopo aggiungere un po' di pepe e quindi sentire poi tutti gli aromi che ci sono nella salsiccia. Il sugo è bello denso, a questo punto lo spengo, vado a togliere l'aglio perché naturalmente il rischio è che poi ci si ritrova nel piatto. A questo punto aspettiamo un minuto e poi andiamo a scolare anche la pasta. Ma prima vado ad assaggiare il sugo per sentire se la quantità di sale è corretta. Secondo me sì. Semmai già comincio a mettere un pochino di pepe, perché invece il pepe secondo me manca. E andiamo a scolare la pasta. La tolgo leggermente in anticipo perché poi voglio finirla di amalgamare in padella, quindi vado a riaccendere il sugo e andiamo a condirla. Vado a spengere e vado a dare una prima spolverata con del parmigiano. Mamma mia, andiamo a mettere una bella porzione. Beh, una bella spolverata di parmigiano e una ricchissima pepata. E io, per farvi veramente un favore, l'assaggio. Buon appetito!